Ciao ragazze, benvenute a questo nuovo video dei prodotti finiti del mese di febbraio. Io sono qua col mio maglioncione, anzi con i miei maglioni perché io sono infreddolita. Ho appena finito di girare questo video di questo trucco, intanto già che c'ero ho detto vabbè, mi dedico al video dei prodotti finiti perché ne ho un bel po'. Allora, incominciamo subito, ho anche dei prodotti per quanto riguarda il make up, però aspettiamo, quando ho qualcosa in più vi faccio vedere. Allora, ho terminato questo bagno schiuma di Bath & Body Works ed è Lavender & Sandalwood, buonissimo, un profumo molto molto buono, mi è piaciuto tantissimo. In realtà l'avevamo preso perché l'aveva scelto Walter, però poi l'ho utilizzato anche io e a me piacciono un sacco i bagno schiuma di Bath & Body Works, come anche le creme e tutto il resto, insomma tutta la loro gamma di prodotti sono veramente fantastici. È un prodotto super super mega promosso, preso con lo sconto del 50% perché costano un botto, però fantastico, promosso. Poi ho terminato queste salviette dell'Estée Lauder, sono quelle con l'estratto di camomilla e aloe vera, e io ancora per la seconda volta le ho utilizzate per struccarmi, mi sono trovata molto molto bene e quindi sono assolutamente promosse. Poi in tema salviette ho terminato anche queste qua, che sono le Toujours di all'aloe vera che prendo da Lidl. Queste qua le utilizzo spesso, la maggior parte delle volte per i bambini, quando magari devo pulire le mani, insomma le tengo sempre in casa, anche a volte quando magari si addormentano e non devo, posso fargli la doccia, gli passo la salvietta un po' sul corpo e li cambio così. Insomma, le utilizzo da una vita, sono super super promosse, valide, economiche e molto molto delicate. Ho terminato questo shampoo della Garnier, questo qua è l'ultra dolce e lo shampoo purificante, l'argilla dolce e cedro. L'ho preso e è già un bel po' di tempo che utilizzo i shampoo della Garnier. Questo qua è per capelli tendenti ad ingrassarsi, in realtà è già il secondo che prendo perché mi sto trovando molto bene. Allora, il mio capello da qua in poi ha bisogno di idratazione, però la cute ultimamente mi sta dando un po' di problemi, nel senso che si sporcava molto facilmente e con questo shampoo il capello mi rimane pulito più a lungo, quindi è un prodotto assolutamente promosso. Ho terminato questo balsamo della Sunsilk, buonissimo, partendo dal profumo che è favoloso e poi districa molto molto bene, super 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 delicato sui capelli. E questo qua l'avevo preso alla doccia quando c'era tutto un euro addirittura, ma l'ho amato, mi è piaciuto veramente tantissimo, quindi lo riprenderò sicuramente, un prodotto promosso. Ho terminato questa crema della Forza, è una crema mani all'olio di jojoba, è buonissima, super super nutriente, lascia le mani molto lisce, è un prodotto assolutamente ottimo, quindi ve la straconsiglio, promossa. Ho terminato l'acqua micellare, questa qua è sempre la solita acqua micellare di Garnier che utilizzo ormai da parecchio tempo, mi piace moltissimo, non ho molto da dire perché ormai sapete che la utilizzo da parecchio tempo, quindi è un prodotto assolutissimamente promosso. Allora, ho utilizzato questi campioni di Chanel. Chanel per me è una marca che non mi posso permettere, sono sincera, perché costa un botto, quindi insomma ho avuto questo campione qua, che sono allora il micro gel per occhi, il micro siero e la crema. Allora, la crema, il siero e il contorno occhi, usata una volta perché nel campioncino c'è veramente il minimo, fantastica, cioè sono tre prodotti fantastici, perché la mattina mi sono svegliata con una pelle che era di un luminoso favolosa, quindi sono prodotti veramente fantastici. Io ho provato i campioni, ma vi ripeto, io non posso permettermi Chanel perché i prezzi sono abbastanza alti, quindi è un prodotto promosso ma che sicuramente non acquisterò, però mi sento di dirvi che provate una volta,
favoloso l'effetto sulla pelle. Ho terminato questo sapone per le mani della Neut Roberts, questo con Mono Ergan, mi è piaciuto tantissimo. Mi piacciono molto i saponi di Neut Roberts, è un prodotto assolutamente promosso, li continuo a prendere come routine con i miei saponi di routine. Prendo sempre comunque anche questo della Neut Roberts, ma non è che prendo solo Neut Roberts, ad esempio adesso sto utilizzando un boccettone gigante che avevo preso all'Estée Lauder, all'aloe vera, buonissimo, è della Naturesse, che è una marca dell'Estée Lauder ed è fantastico, super economico perché un boccettone così l'ho pagato 1,99€. Comunque, il telefono, arrivo. Rieccomi ragazze, ho il telefono con Walter che mi ha chiamato, che è uscito dal lavoro e vado a pranzo. Allora, andiamo avanti. Ho terminato, ah no, questo qua è di Walter questo deodorante, però siccome si trova molto bene l'ho buttato dentro nel sacco dei miei prodotti. Questo qua è un deodorante di Sien che costa pochissimo, 99 centesimi, 1 euro al massimo. Ha un'ottima tenuta, prima prendeva quello della Dove, prendeva anche quelli dell'Infasil, adesso gli prendo sempre questo di Sien e si trova molto bene, quindi ve ne volevo parlare perché mi dice sempre è un deodorante top, cioè mi trovo veramente da Dio perché tiene un sacco, quindi è un prodotto promosso anche se maschile. Per la prima volta ho provato l'altro giorno questa maschera Bioequilibra all'argan, è una maschera viso anti-age e sono le maschere a buonodose, mi sono trovata molto bene, molto morbida, io l'ho messa anche nel contorno occhi, lascia la pelle molto liscia, morbida e super luminosa. È un effetto che a me è piaciuto tantissimo e quindi ve ne volevo subito parlare. Contiene olio d'argan, burro di karité, olio di mandorle, estratto di gardenia, estratto di poemia bianca, il coenzima Q10 e la vitamina A. Cioè è fantastico ragazze, secondo me questa qua è una maschera ottima da fare assolutamente nel periodo invernale e anche dopo essersi esposti al sole, secondo me questa è favolosa. Comunque la utilizzerò anche per la seconda volta e la riprenderò sicurissimamente. Promossa. Ho terminato anche queste salviette, ve ne avevo parlato anche la volta scorsa, avevo preso due pacchi della Lilla, sono delle salviette che ho utilizzato tantissimo quando mi truccavo, profumate, delicate, comunque un prodotto con glicerina e la profumazione molto agrumata, prodotto promosso comunque. Ho terminato questo solvente per lo smalto che io utilizzo come sgrassatore per le unghie. Io sapete che ormai faccio la ricostruzione, me la faccio da sola e per chi se ne intende, comunque la ricostruzione, una volta che si è finito tutto, bisogna comunque sgrassare l'unghia. E io l'ho utilizzato tranquillamente perché è un acetone senza acetone, quindi acetone free, e ha praticamente la spugnetta imbevuta e io ci infilavo dentro le dita e andavo a sgrassare, oppure tiravo fuori la spugnetta e sgrassavo, o ci mettevo dentro anche il dischettino addirittura del make up e andavo a sgrassare. Comunque mi sono trovata molto bene, è un prodotto da 99 centesimi, quindi in confronto agli sgrassatori che si utilizzano nell'ambito costa una cavolata. Quindi io sgrasso sempre con il remover senza acetone, ecco, detto così. Poi ho terminato i dischettini, questi qua di Sie, che prendo ormai da un sacco di tempo e quando mi trovo da Lidl li prendo sempre, sono promossi, mi trovo bene, quindi insomma li strucco sempre. Io poi guai se non ho i miei dischetti, quindi ne utilizzo veramente tantissimi. Ho terminato la lacca, questa qua è la lacca della Malizia, l'extra tenuta. È una lacca che uso da tantissimissimi anni, voi lo sapete, quindi è promossa e non dico più niente perché ormai è un prodotto che recensisco da una vita. Ho terminato il Colgate, questo qua è il classico Colgate, un dentifricio di routine che utilizzo con tanti altri, quindi un prodotto promosso, mi piace, il Colgate classico, anche questo qua proprio classico classico, che non è il Colgate Whitening o il Sensity o il 2 miliardi di Colgate che adesso esistono, comunque promosso. Ho terminato anche la Z, questo qua è la Z multiprotezione, anche questo qua è Tartar Control più Whitening, mi piace anche questo e fa parte comunque dei dentifrici che utilizzo, quindi a Z e Colgate rientrano nella routine dei miei dentifrici.
però ce ne sono anche tanti altri. Promosso. Ho anche qualcosa di make up, però voglio che si riempie un po' di più per potervene parlare. E poi ho da farvi vedere tre cosette per quanto riguarda l'igiene e la pulizia della casa. Allora, sono cose che io... Ah no, scusate, mi sono dimenticata una cosa, scusate. Questo. Mi sono dimenticata questo bagnoschiuma, che è il bagnoschiuma di Neutro Roberts, buonissimo, l'ho amato, adorato, ho ripreso per la seconda volta ed è questo qua con latte idratante e burro di karité. Ha un profumo che è spettacolare, delicato, profumato, lascia la pelle morbida, liscia. È una roba... Ragazzi, provatelo perché è favoloso, promosso. E poi vi volevo dire, allora, due cose nuove per quanto riguarda i detersivi, che ormai non vi recensisco più da un bel po' di tempo, ma vi ho detto che ve ne parlo solo se sono cose che rientrano nelle novità. Allora, la prima è questa, che è questo spray mousse della Dextal che ho preso da Eurospin. Mi sono trovata bene per pulire i sanitari, e ottimo. L'unica pecca, perché mi piace molto perché è una mousse, quindi una mousse di candeggina, l'unica pecca è che ha questo dosatore antipatico, lo spruzzino è brutto, è un brutto spruzzino. Quindi la prossima volta che lo prenderò lo travaserò nel mio spruzzino, solo che non so se poi mi fa l'effetto mousse. Boh, comunque a me è piaciuto veramente tantissimo proprio l'effetto mousse di questo prodotto. E poi vi volevo anche parlare di questo ammorbidente. Io ho fatto vedere che avevo fatto una lavatrice in questi ultimi giorni nel vlog. È molto profumato, molto buono, però se dell'altro ammorbidente ne metto 3 tappini, per farvi capire, perché ne metto 3 dentro proprio il cestello, ne ho dovuti mettere 4, quindi mi è durato un pochettino meno, però ha un buon profumo. Il costo è di 1 euro, quindi è un prodotto che mi sento di promuovere. Bene ragazze, questo video è terminato, vi mando un super mega bacione, noi ci vediamo come sempre alla prossima, ma prima volevo ringraziarvi ancora ad una per tutti i messaggi che mi lasciate sempre sotto i video. Io li leggo sempre tutti ragazze, ma non riesco a rispondervi, perché non perché siete milioni di persone, ma semplicemente perché ho da seguire i miei figli, da seguire la casa, da fare 2 miliardi di cose oltre video, ad editare tutto. Quindi insomma, quando riesco vi rispondo volentieri, però purtroppo non ce la faccio a mettermi là a rispondervi una a una. Però io vi ringrazio di cuore a tutte, non pensate che rispondo a quella piuttosto che a quell'altra. Se mi fate una domanda cerco di rispondere, perché è doveroso comunque rispondere, ma quando mi scrivete commenti carini, apprezzamenti, io vi ringrazio di cuore, li leggo sempre, ma non ce la faccio ragazze, credetemi, però io li leggo tutti e mi fa un sacco piacere comunque quello che mi scrivete. Vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Bene ragazze, questo video è terminato, se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un bel pollice in su e se non siete iscritti al mio canale, cosa aspettate? Iscrivetevi! Per adesso io vi saluto, vi mando un super mega bacione e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!